Le sfide di aprire una nuova startup sono sicuramente innumerevoli. In primo luogo, ovviamente, bisogna avere l'idea giusta, quindi prima di tutto bisogna concentrarsi sullo studiare prodotto, mercato che si vogliono aggredire e possibilmente trovare anche dei buoni compagni di strada, come ho avuto la fortuna di avere io in questi anni. Sicuramente le prime difficoltà poi sono reperire dei capitali. In alcuni casi ho avuto la fortuna di non averne bisogno all'inizio perché siamo partiti con poco e siamo riusciti ad autoremunerarci inizialmente, mentre magari con iniziative un po' più onerose come Foodracer abbiamo dovuto ricorrere a capitali di terzi. Sono tutte sfide comunque superabili se si ha la giusta determinazione e la giusta ambizione, quindi con impegno, perseveranza e ovviamente appunto un pochino di fortuna e lungimiranza si riesce comunque ad ottenere buoni risultati. Quello che bisogna fare è anche non fermarsi alle prime difficoltà, che sicuramente arrivano e insorgono sempre. Bisogna riuscire a fare tesoro degli errori che si fanno lungo la strada e trasformarli poi in opportunità. Questo, per esempio, è quello che abbiamo fatto in MyKey quando abbiamo lanciato i nostri prodotti con licenza nella grande distribuzione. La prima linea di prodotti non è stata di successo, ma poi abbiamo imparato dagli errori e abbiamo ottenuto dei buonissimi risultati.